98, 3,5, 20 e 7. Allora, 98. Il sesso nel matrimonio non è tutto, ma è il 98%. Quindi datevi da fare, ve lo dice un prete, io non so più come dirlo, in che modo dirlo, perché questo è il punto oggi più problematico, perché il sesso è morto, capito? Il significato è morto, perché la gente non ha più voglia, e questa è una cosa bruttissima. 98%. 3,5 sono le sere alla settimana, anche quelli che sono sempre i preti, in parrocchia, eccetera. Le sera, la settimana in cui si sta a casa a farsi le coccole, non che lui vede la partita e lei stira, capisci? Se mai li porti dalla suocera li stira lei, ma in casa il 3,5, se no il 98% me lo dimenticate. Non è che poi tu sei lì, la mamma telefona a lui e gli dice: ti ha dato da mangiare, ti ho visto pallido, ho capito. Mamma, capito? Detto, 3, il 20, il 20, il numero 20 è il più contestato, io non lo cambio, è un numero paradossale, è un'utopia, però per dire che questa cosa che dirò è la grande insidia delle famiglie di oggi. Se voi non l'avete, ringraziate il cielo, ma sappiate che per le famiglie giovani questo è il pericolo più grande, quindi occhio. Il 20 sono il massimo delle ore lavorate in una settimana. Chi oggi l'insidia della famiglia è il lavoro. Non si può uscire di casa alle 7, tornare alle 9:30, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Sabato dormi fino a mezzogiorno, non ho dormito. Pomeriggio andiamo a fare la spesa, andiamo a sentire i preti, bella roba, complimenti. Domenica andiamo da tua madre a mangiare ed è già lunedì, martedì. 6 mesi così ammazzano anche un bue, vi scongiuro. Io so che non è possibile, però non lasciatevi incantare da 1.000 euro in più al mese, ma non fate gli straordinari, semmai obiettate. Poi ci sono i computer, quando non c'era il computer capisco che c'era da lavorare, adesso schiacci un bottone, vai a cazzo, non capisco. E la cosa strana è che è la riorganizzazione complessiva del lavoro che andrebbe cambiata, e i soldini. Io dico solo questo, io non sono competente, mi guardo bene, non ho mai lavorato neanche un'ora in tutta la mia vita, quindi non so, vedo anche lì in cattolica che sono di quelle robe, il mobbing, io non sapevo cos'era il mobbing. Cari miei, quando l'ho visto, quando viene una persona piange, dice che io non riesco più ad andare a lavorare perché solo l'idea di andare a lavorare vomito tutte le mattine, tu non puoi fare a meno di andare a lavorare perché se non hai i soldini. Ma sono cose drammatiche e alla fine creano in una famiglia una cosa terribile. Vabbè, comunque, cos'è che volevo dire? 20. Ah, ecco, riorganizzare, ma no, dopo veniamo al 7, sul lavoro. La ridistribuzione del reddito, io non me ne intendo di politica. Mi piacerebbe tanto capirci qualcosa, quel poco che capisco mi fa venire il latte alle ginocchia, quindi è meglio lasciar perdere. Però guardate che viene un tempo in cui la gente normale come voi, gente normale in tutti i sensi, non gente un po' normale perché è spinternata, ma gente normale, bisogna trovare qualche sistema, perché pensate, negli ultimi 20 anni il rapporto fra lo stipendio più basso e lo stipendio più alto era da 1 a 35. Adesso sapete quanto è diventato? Se tu prendi 1.000 euro al mese, quello che prende di più prende 70.000 euro al mese. Qui c'è qualcosa proprio di storto, di assolutamente inconcepibile. Non va proprio bene. L'altro giorno sentivo una ricerca seria dove ormai l'Italia è fatta così, ma l'Italia è fatta tutta l'Europa. E con dei grossi problemi per i giovani, gente che non vuole andare in pensione, che è accanita sul lavoro, ma va a dormire, lascia venire avanti, vabbè, fai altre cose, così bello. Venendo qui ho trovato dei giardini così belli, saranno tutti in pensione, è una meraviglia, è il mio sogno avere un giardino e coltivare, è la cosa più bella del mondo, vabbè. E questa Italia è fatta così, un 30% di ricchi garantiti, è abbastanza ricco, un 30% di poveri certificati, cioè che proprio non ce la fanno, e un 30% che si candidano a diventare poveri certificati. Cioè la forbice tra quelli sempre più garantiti e sempre più ricchi e con gli altri sempre più scartati e sempre più poveri non si sta riducendo, ma si sta allargando. Guardate che è una cosa terribile. Pensate cosa vuol dire per una famiglia una roba del genere.
perché avere troppi soldi è un casino, ma non averne, guardate che è dura essere lì e non averne. Vabbè. Allora, sette sono le sette regole d'oro, per la, mi alzo così, si capisce, mi alzo e si capisce che ho finito, perché devo darmi due avvisi, mi sembra di essere un parco, no, allora ti dico due cose, allora, sette sono le sette regole d'oro della coppia felice, che sono parlare, la comunicazione, se si ottura la comunicazione, è un disastro. Poi ci sono quelli che parlano poco, allora faranno tanti regali, un regalo al giorno, togli al medico di torno, capito? Un regalo che vuol dire un sasso, tutto, ho trovato un sasso, non tirare addosso, ho trovato un sasso, mi sono ricordato di te, ci ho scritto il tuo nome, te lo porto, lì, non hai speso una lira, hai fatto un regalo e hai parlato. E la moglie dorme tutta la notte tranquilla. Basta poco. Allora.